Nonostante l'eliminazione dall'Europa League e la sconfitta contro il Siviglia, la società ci tiene a sottolineare che Allegri rimane. Ma attenzione, perché evidentemente quello che è successo qualche ora fa è abbastanza indicativo. Ci è arrivata notizia, ieri abbastanza clamorosa, che dà delle indicazioni precise sul fatto che Allegri non sarà il nuovo allenatore della Juventus il prossimo anno. Quindi scopriamo tutto il dettaglio, cerchiamo di analizzare il tutto. Io come sempre vi ricordo che tante novità le trovate anche su OneFootball. Qui sotto in descrizione vi lascio il link diretto per scaricare quest'app, la migliore c'è in circolazione sul mondo del calcio, gratuita, personalizzabile, ci sono tanti aggiornamenti su questa, continui su quest'app, quindi tramite il link che c'è qui sotto voi ci cliccate e in automatico avete quest'app sul vostro cellulare. E allora andiamo alla notizia, perché prima ancora della sfida contro il Siviglia, che avrebbe deciso la finale di Europa League, che poteva essere una finale tutta italiana tra Roma e Juventus, ed invece così non sarà perché il Siviglia ha superato Juventus per 2-1, ecco che però già prima era arrivata un'indicazione sul futuro della panchina di Allegri. Indicazione molto importante. Cioè, che cosa? Cioè che qualche giorno prima, qualche ora prima, erano andate le parole di Paolo Berlusconi, presidente onorario del Monza, fratello di Silvio Berlusconi, ai microfoni di Radio Radio, e ha detto: il futuro di Palladino dovrebbe rimanere a Monza, ne parliamo a fine stagione, anche se l'Juventus lo ha cercato e lo cerca. Sarà bello dire di no a questa Juve. Ha risposto poi Palladino in conferenza dicendo: lo so quello che ha detto il presidente, se mi avessero chiamato lo ricorderei, ma in realtà non mi hanno chiamato. Parole di facciata, chiaramente. Ora, al di là del fatto del nome in sé di Palladino, ok? Se si espone così tanto Paolo Berlusconi nel dire lo hanno cercato, vuol dire che un minimo, anche un piccolo sondaggio sarà stato fatto. E allora, se la Juventus fa un piccolo sondaggio prima della sfida contro il Siviglia su Palladino, vuol dire che evidentemente tutta questa certezza sul futuro di Max Allegri non c'è. Cioè, oggi la notizia non è Palladino, la Juve è su Palladino, non è tanto questa quella che ci deve interessare, ma è: la Juventus sta cercando altro rispetto ad Allegri. La Juventus si sta informando con altri allenatori per un cambio di panchina. Perché se tu sei sicuro al 100%, al di là di come andrà la stagione, al di là della penalizzazione, al di là del campionato, al di là dell'Europa League, se tu sei sicuro al 100% del tuo allenatore e che rimarrai con lui per tutto questo progetto, evidentemente non vai a cercare altri allenatori. Un cambio che ormai sembra assolutamente scontato. A me appare evidentemente scontato, so che è già partita la macchina mediatica del Allegri rimane comunque, la dirigenza gli ha affidato il compito di guidare questa Juventus, ma dati alla mano questa è una Juventus che non può non cambiare allenatore, perché è chiaro che tutto il progetto Allegri è fallimentare. E molto spesso si parla del progetto Allegri di 4 anni, però come vedete ci sono delle falle clamorose in questo progetto. Partiamo dall'inizio del progetto: il progetto è affidato a Allegri per 4 anni e gli viene affidato da Andrea Agnelli. Primo punto importante: Andrea Agnelli non c'è più, quindi già il primo tassello importante, cioè la volontà forte del presidente di volerlo portare a Torino, beh, già quello manca, perché non c'è più il presidente. Secondo tassello importante: lui è chiamato per vincere e per creare valore, non viene fatta nessuna di queste cose nei primi 2 anni, questo già è un segnale. Quindi ad oggi, se Juventus viene lasciata da Allegri, non lascia nulla. Mentre, facciamo un esempio, quando dopo due o tre anni Conte lascia la Juventus, anche se in modo brutto, anche se in modo antipatico, anche se poi dopo è andato all'Inter e quindi ha creato del malumore nei confronti dei tifosi della Juventus, beh, comunque ti ha lasciato una squadra molto solida, molto forte, ti ha creato dal nulla, da settimi posti, ti ha creato una squadra che poi poteva andare in Champions League. Oggi invece Allegri cosa ti lascia? Le macerie di 2 anni distrutti. Altra roba molto importante è: Allegri ha creato, o meglio, era stato affidato a Allegri non soltanto la gestione tecnica, ma anche la gestione del mercato. Allegri è una sorta di allenatore manager. Ricorderete quando viene fatto l'esempio di Pirlo che non ha possibilità di scegliere, mentre lui, levato Paratici proprio per dargli massima libertà, lui avrà tutto il potere da un punto di vista del mercato. Ed infatti cosa fa il secondo anno? Non il primo, perché già il primo fondamentalmente il mercato l'ha già fatto, anche se il mercato non è stato praticamente fatto, ma nel secondo è lui a decidere. Prendiamo Paredes, perché è un giocatore solido, forte, che ci serve un regista di alto qualità,
Abbiamo Rovella, mandiamolo in prestito perché deve crescere. Quindi dentro assolutamente Paredes. Via Dybala, abbiamo bisogno di un giocatore sicuro, di grande affidabilità, e quindi Di Maria. Di Maria è una scelta sua, Paredes è una scelta sua. Va via De Ligt, lui voleva assolutamente Kalidou Koulibaly. Era una scelta tutta di Allegri. E che dire di Paul Pogba, scelta stravoluta da Massimiliano Allegri. Queste però vanno in netta contrapposizione con che cosa? Con una dirigenza che va a chiamare Giuntoli. Se tu chiami Giuntoli, vuol dire che non hai più bisogno della figura di Cherubini che Allegri dice cosa fare e lui la va a fare. Giuntoli è uno che lavora in maniera totalmente diversa da Cherubini. Giuntoli non è uno che va da Allegri, gli si dice comprami Pogba, lui va dal gruppo Pimenta e ti compra Pogba. Lui è uno di quelli che, anzi, prende i giocatori che vendono, o meglio, che prendono più soldi, magari li manda via e ti prende dei giocatori meno conosciuti a prezzi molto più bassi. È uno che ti rimette a posto i bilanci, è uno che ha delle intuizioni di mercato, è uno che passa i pomeriggi in ufficio a guardare partite di campionati anche stranieri sconosciuti per individuare dei talenti. Cioè, lui è uno di quelli che lavora con la sua testa, non con la testa di Allegri che gli dà le indicazioni. Già questi passaggi vi fanno capire che il tanto decantato progetto Allegri, di cui si parla con molta insistenza, con molta continuità e con molta perseveranza, beh, evidentemente è andato, è bello che è andato il progetto Allegri. E immaginate come potrebbe una squadra continuare con questo allenatore, come potrebbe una Juventus con questo organico qui arrivare a continuare con questo tipo di situazione, perché diciamoci la verità. Tutte le squadre italiane in questo momento possono dire soddisfatte della stagione. Facciamo un elenco. Il Napoli. Napoli vince lo scudetto. Napoli è una squadra di altissimo livello, diventata una squadra di altissimo livello e è arrivata ai quarti finali di Champions e ha vinto lo scudetto. Nulla a dire alla stagione del Napoli. Guardate l'Inter. Tanto bistrattato inizio anno, Simone Inzaghi allenatore di basso livello, e Simone Inzaghi è in finale di Champions. E Allegri quando parla di successi parlo di delle finali. Non parla dei scudetti, parla più delle finali che dei scudetti, delle finali di Champions. Il Milan, forse qualcuno potrebbe dire, il Milan è una stagione fallimentare. Forse sì, ma il Milan è arrivato in semifinale di Champions League. Poi probabilmente arriverà in fondo in campionato, Però non ha portato trofei, ma l'anno scorso intanto viene da un titolo dell'anno scorso del campionato. E quest'anno arriva in semifinale, quindi a livello economico sicuramente molto meglio della Juventus, che è arrivata in semifinale di Europa League perché è uscita col Maccabi in Champions. E poi che dire della Lazio? La Lazio di Sarri, l'uomo tanto criticato perché non era uno da Juve. Ecco, lui però lo scudetto l'aveva portato a casa. Lui. E aveva portato a casa uno scudetto contro la Lazio. Proprio contro la Lazio. E lui con la Lazio sta facendo un lavoro straordinario. Ha rimesso in piedi una Lazio di altissimo livello. Una Lazio che con ogni probabilità andrà anche in Champions League. Come vedete è la Roma, che dire della Roma. In fondo forse in campionato? Probabilmente sì. Ma in finale di Europa League rischia di vincere l'Europa League dopo che l'anno scorso ha vinto la Conference League. Quest'anno può vincere l'Europa League. Quello si chiama progetto. Non quello di Allegri che arriva con la nomea di uno che vincere contano solo i risultati e poi non arriva un risultato. E siamo ancora qua a parlare del futuro di Allegri. È assolutamente folle. Ditemi la vostra intanto sulla situazione legata a Palladino, ma soprattutto a cosa ne pensate del futuro di Allegri. Analizziamo il tutto qui sotto nei commenti.